Niente, io sono ancora delle cose che mi generano felicità. Probabilmente mi diverto anche con poco, però penso che sia una di quelle cose che oggi presentiamo possa essere individuato come attimo felice per questa comunità, per questo ospedale. Perché? Perché l'anno scorso una campagna di divulgazione abbiamo lanciato uno slogan: venite a lavorare a Venezia, che è la città più bella del mondo, e di questo sono estremamente convinto. È una città particolare, non è che uno che va a vivere a New York va a vivere a New York, non è che si può portare dietro il proprio paese. Venezia è Venezia. Venezia vuol dire uno stile di vita, vuol dire vivere nella bellezza, ma vuol dire anche fare i 10.000 passi che noi abbiamo tutti sul nostro telefono in un attimo, perché si vive così. Vuol dire fermarsi a far colazione oppure a prendere lo spritz mentre si va al lavoro, si torna e si socializza ancora intorno nel sestiere. È uno stile di vita che diventa più accessibile, più abbordabile anche con le nuove tecnologie, con la potenzialità che ci ha offerto il Covid, facendoci scoprire la valenza delle call, del lavorare anche a distanza. E allora, qual è il problema di chi deve venire a lavorare in Venezia? Di trovarsi in una realtà nuova, dove riuscire a trovare casa e un'impresa, e dove eventualmente gli affitti sono qualche cosa di proibitivo, perché ci si deve confrontare con turisti. La scelta che ha fatto la nostra azienda è quella di mettere a disposizione parte del proprio patrimonio, anziché ad un ipermercato, a un mercato gestito da noi e offerto ai nostri dipendenti. Appartamenti e naturalmente anche le foresterie che abbiamo su Venezia e su Chioggia. È un lavoro che ci ha dato soddisfazione, che siamo interessati a continuare. I primi 6 appartamenti che avevamo a disposizione sono andati bruciati. Dovremo valutare, stiamo valutando altre opportunità. E stiamo cominciando dei lavori di manutenzione minima anche su altri locali, proprio per dare a disposizione delle persone, dei nostri dipendenti che vorranno usufruire di questa opportunità. Questo intervento si affianca ad una serie di azioni che cercano di cogliere quelle che sono le criticità di chi lavora a Venezia. Il parcheggio, per esempio, per i veneziani è una cosa drammatica. Finalmente, dopo un lungo lavoro, siamo riusciti ad avere 20 posti al tronchetto da mettere a disposizione dei nostri dipendenti per parcheggiare la macchina quando vengono al lavoro. Altra questione è stata quella di sperimentare una linea diretta da San Giuliano fino qui in ospedale, e anche questa a mio avviso è una cosa che ha ottenuto un sufficiente gradimento, tant'è che io non mi ricordo, ecco, nella mia vita professionale di aver ricevuto una lettera firmata da 30 persone che mi ringraziano del servizio. Di solito mi mandano degli insulti, questo tutto sommato ci sono anche abbastanza abituato, ma a ricevere una lettera di dipendenti che ringraziano
della cosa fatta, veramente quella mi ha fatto molto, ma molto piacere. Quindi forse siamo andati nella direzione giusta e quella sperimentazione di vita stiamo completando e tenendo ancora in vita. L'altra questione è anche questa fatta l'anno scorso, che vorremmo riprendere, è quella di riconoscere un bonus per il disagio agli infermieri e agli ospiti che lavorano in questa struttura, perché comunque quello stile di vita che dicevo prima a volte è anche un pochino oneroso, e per aiutare a decidere di stare a Venezia, a riconoscere anche qualche soldo in più per chi ha dei redditi più bassi, e forse è la strada giusta. L'anno scorso abbiamo riconosciuto un bonus di 1000 euro per chi ha lavorato a Venezia come OSS e come infermiere. Quest'anno, adesso con la trattativa aperta con i sindacati, cercheremo di, sulla base delle risorse disponibili, di ripresentare questo tipo di benefit. Allora, che Venezia sia una realtà complicata, sì, però se si vuole far vivere a Venezia le persone, a mio avviso c'è anche una modalità diversa. Noi che siamo pubblico dobbiamo anche cercare di dare qualche spiraglio, offrire qualche opportunità, sperimentare qualche cosa. Spero che queste sperimentazioni vadano nella direzione giusta. Io qui ho alcune persone che condividono e che ringrazio, professionisti che lavorano per questa azienda bellissima, che hanno usufruito di questo servizio. Io non li conoscevo nemmeno, li ho conosciuti adesso. Non so cosa diranno, chiedendo per loro il servizio, e ve lo dicono in diretta. Condizionamenti non ne vogliamo assolutamente fare, e ritengo che l'esprimere direttamente quello che è un loro giudizio rispetto a questo tipo di sperimentazione di come far vivere Venezia anche per chi ci lavora, penso sia la cosa giusta. Quindi io a mio fianco ho il dottor Dellino, che mi ha seguito tutta la parte burocratica, perché sapete, non dobbiamo infastidire i mondialisti, trovare le cose, perché dobbiamo stare anche noi alle regole del gioco. C'è l'ingegner Casagrande, che è del tecnico, con molta parsimonia ci dà le risorse necessarie per fare gli interventi che servono. E poi ci sono i medici e gli infermieri, alcuni che hanno usufruito di questo servizio. Spero che la cosa sia stata utile, ve lo diranno loro in diretta. Quindi vuoi spiegare tu come funziona la faccenda? Ecco, il dottor Dellino vi racconta come siamo riusciti a trasformare in qualche cosa che per noi non è core. Noi non facciamo i mondialisti, noi facciamo sanità, però la sanità ha bisogno anche dei professionisti, e per rendere appetibile la nostra città dobbiamo anche inventarci certe cose. Prego. Buongiorno a tutti.